Ben ritrovati amici di OkWatch Italia. Era da un po' che non mi vedevate fare un video guida, un video tutorial. Però, dato che in questo evento si può farmare con l'autoclicker, io come sempre sono qui a farvi vedere dall'inizio alla fine proprio tutti i passaggi su come farmare. Però prima di iniziare vi ricordo di andare in descrizione e di cliccare su tutti i link dove ci sono tutte le nostre community, Twitter, il sito non c'è più purtroppo perché l'ho chiuso, costava troppo ragazzi, Instagram, Telegram, ce ne sono un botto, ci sono sempre gli stessi in realtà. Scusate per la voce, ma non sto benissimo, non sono in formissima, l'avete visto durante la live dell'altra sera, però è così. Allora, bando alle ciance ragazzi, prima di tutto, come vedete, io inizio con voi, dobbiamo scaricare l'autoclicker. Io sto usando un telefono Android, come sempre, per iOS non ne ho idea, non so neanche se si possa impostare. Allora, io uso questo autoclicker, si chiama Autoclicker Automatic Tap, lo andiamo ad installare. Sono pochi mega, veramente è leggerissimo, non incasina il telefono, è veramente stracomodo. Allora, andiamo ad aprirlo, molto probabilmente, vedete, vi darà questo errore, vi dirà, guarda che devi attivare l'accessibilità dell'autoclicker sul tuo telefono. Noi diciamo ok, in automatico ci sposta nella schermata dell'accessibilità di Android, comunque potete andarci tramite le impostazioni, accessibilità, è veramente molto semplice, e ci fa vedere subito evidenziato quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo cliccare. Quindi andiamo su autoclicker off, ci clicchiamo sopra e facciamo usa autoclicker, gli consentiamo tutto quanto e basta, il gioco è fatto. Questo qua è l'inizio. Possiamo tornare indietro tramite la freccina che ci rimanda indietro e ci ritroviamo in questa schermata come sempre ragazzi. Modalità target singolo, che è la prima che vedete in alto, non ci interessa, non ce ne frega niente. Modalità multi target è quella che andremo ad usare, però come sempre prima andremo ad modificare alcune impostazioni. Quindi nella parte altro andiamo a cliccare su impostazioni principali, ci compare questa schermata. Dimensione target e grandezza della barra di controllo. La grandezza della barra di controllo è molto importante, soprattutto è meglio che, poi lo vedete, i tap, i click non vadano a cliccarci sopra, quindi teniamola il più piccolo possibile. Le dimensioni del target uguale, perché noi abbiamo bisogno di mettere tanti target, tanti click uno vicino all'altro, e quindi più piccoli sono, meno hanno la possibilità di incasinarsi tra di loro. Quindi bam, andiamo a farlo più piccolo. Torniamo indietro tramite la freccia in alto a sinistra che ci manda indietro e noi andiamo ad abilitare la modalità multi target, ok? Quindi il tasto grosso centrale con scritto abilita qua in mezzo, boom. Queste qui erano le vecchie impostazioni che ho usato per i vecchi tutorial. Ragazzi, scusate se sto andando a cannone, però è una cosa che probabilmente avete già sentito mille volte da me, e soprattutto perché in questo momento io non sto farmando, ok? Io farmo 32 punti a partita, quindi ogni 30 secondi, una roba del genere. Allora, andiamo a fare una nuova configurazione, ok? Una volta che ci si apre la barra di controllo a sinistra, possiamo andare a chiudere tutto quanto, ok? Andiamo ad aprirci il nostro Puni Puni e nel frattempo che si apre vi vado a spiegare più o meno i tasti che trovate nella barra di controllo. La freccia azzurra è quella per far partire l'autoclicker, il più è quello per mettere i punti, i target dell'autoclicker, il meno è quello per andare a togliere l'ultimo che avete messo, e la rondellina qua, l'ingranaggio, è quella, il tasto che andrete a usare una sola volta, anzi in realtà un po' più di una volta, perché è quello che vi serve per prima di tutto salvare la configurazione che andrete a fare, quindi importantissimo. Andrete a rinominarla, nome configurazione 2, a me va bene così, chi se ne frega, tanto non la uso sull'altro telefono. Poi la parte in basso con scritto ferma dopo dovete lasciarla così, non dovete cliccare niente, ok? Numero cicli, niente, durata, niente, lasciate avvia indefinitivamente. No, c'è scritto invia indefinitamente, ok? Ero andato un po' oltre. Quindi, iniziamo a impostare il nostro autoclicker. Andiamo sul mio account principale. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi che questa impostazione è quella che uso io nel mio profilo. Ok, il mio profilo, come avete visto, abbiamo
praticamente tutti i bonus, il bonus punti, abbiamo battuto l'impossible, ho un account molto forte, quindi in base al livello dove andrete a farmare punti dovete costruire il vostro autoclicker, ok? La vostra impostazione dell'autoclicker. Ogni volta lo dico, non dovete per forza fare la mia perché probabilmente perderete, ok? Allora, banner non ce ne frega niente. Eccoci qua. Come sempre è un evento, torneo, dove ci... No, un evento dove ci vengono droppati i pezzi dei sigilli. Io sono già all'ultimo e con l'autoclicker è veramente una passeggiata. Allora, noi dobbiamo tenere conto sempre questa schermata dove c'è il forziere, ok? Ricordatevela. E soprattutto il livello dove andremo a farmare. Io sto farmando nel penultimo stage, non l'impossible ma quello prima, dove ci sono tutti i miei amichetti che stanno farmando, ok? Quindi iniziamo con il più, aggiungiamo un tap. Sicuramente noi avremo bisogno di un tap sul nostro livello, ok? Altra cosa aggiuntiva che vi dico sempre, una volta che mettete il tap, se ci cliccate sopra, vi dice ogni quanti millisecondi deve esserci il tap successivo. Anche questo, in base al vostro dispositivo, dovete vedere voi. Io, in base a dove lo faccio, su questo o sull'altro, è 10 o 50. 100 è quello base, io direi di farvi partire da 100, perché non conoscendo il vostro dispositivo, direi di partire da 100. Quindi noi mettiamo il primo tap sul nostro Impossible Stage. Poi, una volta che sia, facciamo il nostro test manuale, una volta che si apre l'Impossible Stage, quindi ci clicchiamo sopra, avremo bisogno, quindi aggiungiamo un altro tap, che automaticamente vada avanti nella schermata del boss, del livello che andate a fare, quindi dovete andare a picchiarlo forte, ok? Dopodiché andremo ad aggiungere altri tap, non me l'ha toccato questo, altri tot 5, 6, 7, quanti ne volete, quanti riuscite a metterne, in una zona che non dia fastidio ma che colpisca i puni, ok? Io nella mia impostazione li metto qua in basso a sinistra, ok? Quindi torniamo indietro, ce li ho tutti qua in basso, che non vado in modo tale che non vadano a cliccare né sul tasto che ci fa tornare indietro, ovviamente, perché sennò poi è un disastro. Torniamo avanti, né sui tasti in basso del menu, dello score attack e via dicendo, ok? Non dobbiamo andarci sopra, ok? E adesso prendiamo in considerazione anche la schermata che vi dicevo prima. Ragazzi, ricordatevi questa, avevo detto, quindi quella del forziere. Ok, noi abbiamo bisogno che non ci siano tasti, non ci siano tap, non ci siano target, chiamatemi come volete, nella parte gialla. Devono essere tutti nella parte azzurra, ok? Azzurra ovviamente intendo lo sfondo, non il segreto azzurro o le fiammelle di Komasan, ovviamente. Quindi andremo a già a spostare questo, ok? E questo qui probabilmente lo possiamo mettere un pochettino qua giù. Quindi andiamo a vedere, torniamo sul nostro livello. Il tasto 2 è perfetto e quindi direi che siamo già a un buon inizio, ok? Andiamo a mettere un altro tasto importantissimo, ragazzi, che generalmente è intorno a questa zona qua, è quello di quando andiamo a droppare un oggetto, ok? Non fatemi spiegare la differenza fra la Steel Mode e la Free Mode, perché la sapete probabilmente meglio di me. Comunque in questo momento io sono in Steel Mode perché faccio più punti, ok? Quindi, nel momento in cui andremo a droppare un oggetto, 99% avremo bisogno di cliccare un tasto qua, ok? Quello viola, quello che ci permette di andare indietro. Comunque, anche quando siamo in questa schermata, noi abbiamo bisogno di tornare indietro, quindi abbiamo bisogno di cliccare qua. E qua capite il motivo per cui vi facevo fare il target il più piccolo possibile, perché se questo 6 qua fosse stato gigantesco, noi avremmo cliccato matematicamente 100% uno tra i due tasti, tra quello delle anime, tra quello delle cose che droppiamo e quello dello score attack barra anime, ok? Quindi deve essere il più piccolo possibile lì sopra o lì sotto, ok? Poi
Altri target imprescindibili sono quelli dell'Energimax, che tendenzialmente sono da queste parti. Ok? Poi non so che team avete, io ne metto, dovrei averne due di tap qua sopra. Mi raccomando, fate attenzione che questo tasto in mezzo, questo cartello in mezzo, se ci andate a cliccare, vi può far sbunnare tutto quanto, ok? Quindi io tendenzialmente non metto il target centrale dell'Energimax centrale, ci metto qualcosa che non mi interessa e quindi non ci interessa, cioè non lo voglio fare, non lo voglio avere. Facciamo un test, dai, facciamo un test, vediamo se abbiamo degli spostamenti da fare. Ok, c'è qualcosa che ci clicca sul nostro yokai e probabilmente è questo qua. Fatemi vedere, fatemi tornare indietro, io quello clicco lo stesso, ho spostato l'uno, vediamo se funziona. Ok, allora andiamo a fare un tentativo noi, proviamo a non tenere autoclicker perché ho messo troppi pochi target dove scoppiano i pugni, li faccio io manualmente, clicco a caso ragazzi, in modo tale faccio velocissimo, in modo tale da caricare io le robe, ma in realtà probabilmente ci metto meno tempo a fare così. Ok, carichiamolo, dobbiamo essere velocissimi per non fare una figura pessima. Boom, carichiamo lui. Ok, carichiamo tutto, facciamoci questa partita, picchiamolo, sbam, noi abbiamo il bonus ovviamente, che è il robottone qua che leva un fracco di danni. Sbam, torniamo a fare lui e dovremmo aver finito, credo. Non ancora, perdiamo, no, non ci credo, non ci credo. Robottone, salvami. Ok, al pelo ragazzi, dovremmo avercela fatta, eh? Ok, l'abbiamo battuto, quindi riattiviamo l'autoclicker e vediamo se succede qualcosa. Scusate se non vi stavo guardando, ma mi stavo concentrando. Cioè, ho battuto l'impossible senza problemi, ma quello prima non ce l'ho fatta. Allora, qui stiamo andando avanti. Perfetto. Andiamo avanti ancora. 32 punti, perché c'ho i bonus. E siamo in steel mode. Semplice, easy, fatto. Ragazzi, adesso dovete solamente vedere la vostra configurazione. Io vi ho fatto vedere come l'ho imposto io. Qui possiamo chiudere. Come l'ho imposto io l'autoclicker nella schermata che interessa a me, nel livello che interessa a me, con gli yokai che ho io. Quindi voi ci perderete, ve lo dico sempre, ci perderete un'oretta, due orette. State con il telefono in mano, impostate i tasti, ogni volta che fate uno spostamento e vedete i miglioramenti lo salvate, ok? Tramite l'ingranaggio fate salva, se volete cambiarli con il numero di configurazione gliela cambiate e poi fate salva, è una cosa importantissima, perché se poi magari crasha, vi si scarica il telefono, avete perso un'ora, due ore di lavoro, ok? Quindi telefono in mano, vi spostate tutto piano piano, salvate, fate partire, vedete dove si sbunna, capite dove si sbunna, lo spostate, risalvate, rifate i test e andate avanti così. Ci vuole un po' di pazienza ragazzi. Purtroppo io non posso fare la configurazione che va bene per tutti voi, siete tantissimi che me lo chiedete, siamo 14.000 sul canale, mettiamo che il 50% gioca Puni Puni, cavolo ragazzi, sono 7.000 persone che guarderanno questo video, oppure ne sentiranno parlare, io non posso fare l'impostazione che va bene per tutti quanti, ok? Magari tu hai appena iniziato, hai Gibanian, Komasan e Leo Fuoco, e dici cavolo però non posso farmare dell'impossible, ovviamente farmerai nel livello 10, tanti punti te li dà lo stesso. Come sempre ragazzi vi ricordo di scrivermi nei commenti quello che ne pensate, se siete riusciti a impostarlo, suggerimenti, se sto bene ragazzi, quando mi rimetterò al 100%, se vi piacciono i video che fa Shogu e il nostro amico Fez, grande Fez numero 1, ti ricordiamo sempre, portiamo nei nostri cuori Fez. Vabbè dai ragazzi, lasciate like, attivate la campanellina, iscrivetevi, mi raccomando, è molto importante, e noi ci vediamo al prossimo video che probabilmente verrà fatto da Shogu con la Niambo. Lasciate like, bella lì, ciao a tutti, ciao ciao.